Ciao a tutti ragazzi, qui Wolf e Jacopo Mili. Benvenuti in questo nuovo live dove oggi parleremo del nuovo DLC di Battlefield 4 China Light, Naval Strike, la stessa cosa. E del cammello eolico. Comunque siamo subito a partire che hanno aggiunto una nuova modalità che si chiama Assalto alla Porta Aerei, che per chi non lo sapesse è una modalità che esisteva già ai tempi di Battlefield 142. Perché è buggato. E poi vogliamo parlare anche soprattutto del fatto che questo gioco qua è super mega per buggato. E del cammello eolico che raggiunge più di velocità i 3.000.000. Ma comunque quello che state vedendo era la VS, che è una nuova, una delle nuove armi che hanno aggiunto. Vediamo. Cavoli, c'è l'RCB, c'è l'RCB! Ho l'RCB! Allora, oggi parliamo di due cose molto importanti e che ultimamente stanno... No, comunque, ecco, annunciamo infatti che uno dei principali problemi che ho notato in questa modalità è lag. C'è proprio lag in una maniera assurda. Vabbè, non è una novità questa. Allora, perché collegamenti esterni www.mazzate.com? Vabbè, abbiamo trovato un po' di spam scritto da qualche parte che non c'entra proprio un cazzo. Quanto è laggato sto? Cioè non c'entra proprio un cacchio, il calendario di fate cazzaro. Come ucciso in azione? Vabbè. Allora. Ma comunque interessante sapere come ti dice che comunque la connessione è al massimo. Io personalmente avrei qualche dubbio su questo fatto. Allora, io direi di vedere il cammello eolico. Un altro essere un potentissimo mezzo di trasporto ecologico, funziona energia ed eolica, su cicli brevi, olio d'oliva a velocità elevate. Quindi. Ma che cavolo! Va velocissimo, la velocità è 3.000 km al secondo, veloce come la luce, ma non quanto Chuck Norris. Che Chuck Norris. C'è sempre. Comunque ecco, te solo detto. Poi una cosa abbastanza interessante che ho notato è che in una mappa è presente un cannone. Vorrei far notare anche che sull'enciclopedia si parla della scoperta dell'acqua calda, che è molto interessante perché Roberto Giacobbo prova questo articolo. Comunque si può dire ragazzi che forse ecco l'unico problema che per adesso ho trovato di questo DLC è che lagga un po' troppo come gioco, cioè è tutto laggato. L'acqua calda è stata scoperta nel 1823 dal famoso pittore Brühl van der Spermen, dal famoso e giovane 33enne pittore Brühl van der Spermen, al tempo 64enne. L'acqua calda è stata scoperta casualmente, ecco, dopo la recente scoperta del fuoco nel 1200 a.C. Ecco, poi diciamo altra cosa che... Purtroppo anche questa modalità è stata colpita dal camping, ovvero che, io qua non so dove che sto andando, ovvero che c'è gente che, strano ma vero, si arena con le barche d'attacco e campera. Ma Berlusconi, per chi non lo sapesse, venne l'idea che l'acqua potesse essere messa sul fuoco per poi rivenderla, però in prime sperimentazioni pareva che l'acqua riuscisse a sconfiggere il fuoco, ma con qualche miracolo che solo il Berlusconi sa fare, riuscì a cuocere l'acqua. Come un panino. Al giorno d'oggi esistono diversi modi di cottura dell'acqua. L'acqua arrosto, l'acqua in forno con patate, l'acqua fritta, l'acqua in umido, l'acqua con sottosale in padella. Ah, ma possiamo... Ah no, ecco, adesso poi ve lo faremo vedere, adesso quando si muove. L'acqua con otto salti in padella. Che sembrerebbe, ecco, che abbiamo ormai tutti e due. Mi sa che abbiamo perso comunque, ragazzi. Perché adesso me ne sono accorto che la partita era già iniziata. E poi oggi parliamo anche innanzitutto del triangolo delle Bermuda e poi del sesso, che per chi non lo sapesse, così, perché ho trovato si è aperta la pagina infetta, vietata, non adatta al lavoro e vietate minori di 14 anni sull'enciclopedia. Chi fa da sé fa per tre. Ma comunque adesso chiudiamo e cerchiamo un'altra un'altra lobby che non sia laggata. E quindi poi ci ritroviamo. Quindi bella a tutti da Wolf. E dal sesso ai 14 anni. Ok ragazzi, siamo ritornati dopo vari problemi di lag, non si collegava tutto.
Questa qua mi ricordo più che mappa è, fa niente. Stiamo cercando i migliori articoli secondo gli utenti di Nonciclopedia. No, secondo gli utenti di Yahoo. Sì, tutti quelli che troviamo per ora fanno schifo. Testimoni di Geova. Sì, ma fanno già schifo. Pino Scotto, fanno tutti schifo. Facebook. Facebook non l'abbiamo mai letto, giusto? E allora vada per Facebook. Adesso cerchiamo di utilizzare la WS, anche se so già che sarà proprio alla ricerca del lag. Guardate un po' che bello! Mi sembra, guarda! È tutto laggato! È tutto buggato, non ci credo! È naturalmente tampone. Cioè, ma che schifo è? Che schifo è? Forse l'abbiamo già letto Facebook, l'abbiamo già letto? No. No. Allora, vediamo un po'. Il sito è gratuito. Ma come mai c'è uno su PlayStation 4 che si chiama Xbox? Il sito è gratuito in quanto ricava denaro vendendo tutto ciò che voi stessi regalate di vostra spontanea volontà. Composto per la maggior parte dei meriti premi Nobel, lo staff di Facebook ha dichiarato che il loro piano stava nel salvare la società da nerd, emotruzzi e bimbi minchia, costringendoli a fare rimanere in casa tutte le ore del giorno davanti al proprio profilo, dimenticandosi di uscire di casa e vestirsi, lavarsi, di andare in bagno e sbattere le palpebre e così via. E c'è la gente che ti ammassa di fianco. Per questo leggiamo emo. Per la parola emo si intende una canzone Blink 182, un suffisso verbale. Ma fanno schifo sti articoli, fanno tutti schifo. Ragazzi, non ci sono più gli articoli di una volta, se non ci sono più via. Come non fa più un gioco che non laghi. Ah, altri. I Teletubbies, sì. Non abbiamo mai letto quello di Teletubbies. No, il Turbo Tubbies, comunque si chiama. Teletubbies. Turbo Tubbies. Allora, comunque lo avete visto qua la potenza più o meno della WS. Mamma dai. Questo sito contiene messaggi subliminali che incitano l'adorazione di Satana. Cioè, un articolo sui Teletubbies che incita. Secondo te quello lì con la maglia rossa chi credi che sia? È Satana, no? I Teletubbies nascono dalla mente schizofrenica di Agnese Gianjan. Ma è Agnese Gianjela. Satanista, dog sitter, endocrinologa, serial killer, ideatrice di programmi per bambini. Oggi defunta per overdose di Dado Star. Mi fa fare l'overdose di Dado Star. Le loro attività preferite sono avere rapporti sessuali con i gatti, masturbare i dentifrici, regalare ecstasy ai bambini di prima alimentare spacciandola per caramelle alla frutta, rubare delfini allo zoo, cantare inni nazisti sotto la doccia, telefonare a tutti i numeri sull'elenco chiedendo di bellare. No, ma questo qua mi ha trollato col C4, essere schifoso. Distrugge il televisore a colpi di fette di prosciutto. No, ma questo qua. Dai. No. Un probabile infiltrato imbottito di tritolo. Scolare la pasta direttamente in bocca. Esportare la democrazia con i pasticcini. Vandalizzare l'enciclopedia. Sì, ma il tutto c'è sempre. Vandalizzare l'enciclopedia. I personaggi Twinky Winky, soprannominato Trinky Whisky, l'ubriacone del gruppo. Col suo fare sbadato finisce spesso per accoppiarsi con teste di caproni appena scrogliati dai suoi amichetti. Porta la borsetta pur essendo un maschio, per questo motivo è stato denunciato per incitazione all'omosessualità. Per ora è l'unico di Teletubbies a essere sposato con il Gabibbo e ad avere un figlio chiamato Elmo. Elmo. Ah, Elmo, era la vecchia. Ricordo che avevamo fatto nei Simpson. Che già ricordo che è stata una puntata dei Simpson dove c'era stato Elmo che era stato imprigionato. Non nulla, aspirapolvere pedofila col tubo sempre infilato in profondità dei Teletubbies. L'uomo del microfono, nessuno ha mai visto il narratore dei Teletubbies in faccia, secondo fonti autorevoli pare sia un ex agente del KGB agli ordini diretti di Stalin. A detta di altri pare essere introvabile i GG, voltatosi al satanismo dopo una crisi di astinenza al gigato. Poi abbiamo Gnalla, la prostituta del gruppo, l'unica femmina facilmente identificabile, per questo riceve attenzione di tutti, persino il nonno. Viene utilizzata per orgie sataniche e scambiato con le figurine ai cacciatori. Stipsy,
lo stitico moribondo venderebbe l'anima per riguadagnare la forma umana e guarire finalmente la malattia a cui prende il nome. Lo stitico. Poi abbiamo Sinopsis, un Teletubbies misterioso di colore trasparente e sordomuto. Per questi motivi nessuno ha mai visto in faccia o sentito parlare. Pare sia il comandante dell'esercito della Coninetta Verde, ha 74 omicidi alle spalle con più utilizzando diverse modalità. Ricordiamo borsetti Tinky Winky con culo ridotto, 14 corpi allo stato liquido e successivamente travasati in un barile. Inoltre ricercato per 32 forti, 12 sevizianti, 18 stupri e 159 crimini contro l'umanità di Teletubbies. Perché esiste anche l'umanità di Teletubbies. Personaggi secondari. La bimba del sole, questa era esemplare di Sfotti, dalla famiglia del sanguisughe albine, la cugina di secondo grado e il più conosciuto grande fratello. La collinetta verde, personaggio cui nessuno si è mai accorto perché effettivamente inutile e brutto, la collinetta verde sfoga la sua rabbia repressa e la sua capacità di sostenere l'aliquota del 20% sui redditi fissi, privi contratti e scadenze con la masturbazione ossessiva. Con l'aspirapolvere, cosa a forme di verme usato i Teletubbies per risucchiare i poveri condannati. La girandola sembra un normale giocattolo, ma quando incomincia a girare diffonde una sostanza stupefacente che fa avere dei Teletubbies delle visioni mistiche di bambini che giocano. Molto più probabilmente sono normali attacchi di colite causati dalla Tabby Pappa. Ma cioè no, no, c'era le cose che c'hanno i Teletubbies in testa, c'è la svastica. Hanno tutte le ci sono delle immagini, guarda questa, guarda questa. E c'è no, qua. I Teletubbies sono ricchi di simbologia esoterica di cui faremo alcuni esempi. Ogni Teletubbies è un simbolo fallico piantato nel cranio che canalizza su se stesso l'attenzione subconscio dei bimbi. Nundum, ma destra lo aspirapolvere santo rappresenta chiaramente un formato satanico. I Teletubbies sono considerati molto esperti i precedenti del televisore. Nella televisioncina che sta sulla loro pancia si possono scorgere le anime di coloro che sono stati a loro immolati. I Teletubbies incentrano il viaggio del mondo conosciuto. Esperimenti scientifici Roosevelt sui Teletubbies. Ah già, quello io l'avevi. No, sì, ma l'abbiamo condivisa su Facebook. C'è il Gabibbo! Quindi ragazzi, se volete vederla dovete diventare amici di Jacopo Mini su Facebook. Big Red, il Gabibbo mentre brandisce i suoi caratteristici coltellacci. Ma che da! Cartelli apparsi sulle vetrine in alcuni negozi di intimo femminile, dettato di Gressing Gabibbo. Ma io vorrei sapere, chi è che sta... Cioè qua c'è qualcuno che... Vita amorosa, attualmente sposato con Tinky Winky da cui ha avuto un figlio, creato da una sarta sadica che l'ha ideato per distruggere il mondo, che hanno chiamato Elmo, un pazzo rosso che causa attacchi epilettici ai bambini che lo seguono. Ogni mattina Big Red, il Gabibbo, ovviamente dopo la sua dose di cocaina, cammina per strada in cerca di qualcuno a iniziare a uccidere per passare il tempo. L'ultima fiamma sembra essere Beppe Bigazzi nella prova del cuoco. Ecco perché è scomparso. Ma non era... ma era scomparso perché ricordo che l'aveva denunciato perché aveva parlato dei tassi. Sì, voleva mangiare i gatti durante la trasmissione. Allora, rapporti umani. Il Gabibbo è stato in carcere per 24 volte per violenza sessuale gravata nei confronti di immagini dei Simpson. Ma dai! Attualmente condannato in contumacia. Contumascia. Vabbè, poi leggiamo che cos'è. Per l'associazione a delinquere finalizzata alla destabilizzazione dello Stato a causa della sua mania di sputtanare qualunque sacrosanto abuso edilizio di strapotere politico. Spreco di denaro pubblico, opere incompiute si compiono in questo paese nelle quali non si è coinvolto il suo datore di lavoro. Il Gabibbo e il musso di Ma perché? Il Gabibbo è colui che seleziona personalmente le verine per poi servirsene nel modo che più gli aggrada. Istigato al suo confessore, si travestì da gorilla e rapì la donna di Alessandro Manzoni. La nonna di Alessandro Manzoni. E dire che lui piace carne fresca. Perché la nonna di Alessandro Manzoni e Super Mario? Cos'è la contumacia? Il termine contumacia indica lo stato in cui si trovano molti politici grazie al quale evitano di essere
sottoposti a giusta punizione pubblica durante un processo penale o vaginale civile. Vabbè. Che permette ai lettori di questo articolo di spegnere in questo momento il PC, uscire di casa, comprarsi un'arma, andare a rapinare tutte le banche della provincia, evitando poi il carcere, perché tanto siamo la Repubblica dei Banani. La Repubblica delle Banane. Vogliamo la Repubblica dei Banani, ci basta che ci sia il bollino blu. L'articolo... Perché il bollino blu? Perché ci chita. L'articolo 31 della Costituzione italiana. Ma io vorrei sapere, cioè, chi è che scrive questi articoli? L'articolo 31. No, l'articolo 31 era un, non era, era un gruppo di rap. Marijuana? No, l'articolo. Perché qua c'è scritto Costituzione italiana? Vabbè. Perché te la segui nella Costituzione italiana? No. La Repubblica, aspetta. La Repubblica agevola con misure economiche, altre provvidenze, ristruzione alla famiglia e riempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose. Questa qui è la questione della ristruzione alla famiglia. Ah, ma parla di Yax. Sono una band composta da due supereroi. Ops, persone che nei primi anni 90 alla periferia di Milano hanno iniziato la loro crociata contro l'intera società US. Dopo aver visto i primi episodi del prete in bicicletta alla TV, del prete in bicicletta, Don Matteo. Ma, beh, chi è che è la seconda? Il prete in bicicletta. Fermi tutti, che nessuno si muovi. Si muovi. Don Matteo, che alla fine è un caso risolto. Ma perché per non l'hai caricata? Don Matteo, alla fine di un caso risolto, che però per la sua finirà in un'inevitabile strage. C'è sempre una morale. Don Babbeo prima della strage. Ma perché Don Babbeo? Oh mio Dio, Don Matteo in Super Saiyan! Ci sono delle foto sull'enciclopedia indimenticabili. C'è Don Matteo. Guarda Don Matteo in Super Saiyan! Ma non è Don Matteo. Il sindacato autonomo e la polizia di Stato ringrazia Don Matteo per aver consentito la cattura di questo delinquente. Certificato di qualità di Don Matteo. Una persona ha litigato con un amico. Questa persona viene uccisa da qualcuno. Qualcuno. Ah, c'è proprio la pagina, qualcuno. Prima di morire la vittima grida tu. Viene trovato il cadavere e i carabinieri cominciano a indagare. Ehi. Sbagliare. Sto leggendo. Ma direi di chiudere qua il video. Lasciami finire Don Matteo, che è assolutamente il coso migliore che ci sia. Viene trovato il cadavere, i carabinieri cominciano a indagare. Primo indagato in ogni puntata quello con cui la vittima aveva litigato prima di essere assassinato. Per caso Don Matteo si trova sul luogo delle indagini, comincia a raccogliere indizi. Inevitabilmente viene beccato dal capitano Tommasio Anceschi, che si sfoga naturalmente sul maresciallo Cecchini. Don Matteo sta giocando a scacchi con Cecchini, prevedibilmente Don Matteo sconfigge il maresciallo, ma a un certo punto si blocca, osservando la scacchiera. Subito dice, ma certo, ora ho capito, scappa via. Giunto alla casa dell'assassino, Don Matteo, col tono sconsolato, spiega come è andata per filo e per segno l'omicida, che lacrime pentite amaramente rivela tutto. L'assassino finisce la struggente confessione, ma questo non basterà a preservarlo alla gattabuia. Infatti non appena il prete in bicicletta finisce il suo monologo sibillato, tassativamente denti stretti, causa paresi mandibolare, pronunciando l'ultima sillaba della sua riflessione, si unisce immediatamente alla sirena del carabiniere, oppure questi arrivano direttamente in persona a riferire magicamente di aver scoperto con tribolezza il nuovo pentito e lo resta senza pietà. Il copione si ripete in ogni qualsivoglia puntata. Il primo indiziato viene liberato e tutti vivono felici e contenti, tranne il maresciallo Cecchini che riceve la solita lavata di capo a parte il capitano. Effettivamente. Bud e Terence. D'ora in poi, amico, io e te faremo l'ombra sole. Emilio Fede rivolgendosi a Silvio Berlusconi. Tratto a Bud Spencer e Terence Hill. Cosa fanno in televisione questa sera? Accendila. Fuoco. C'è anche pulsantino per accenderla. Ma che figata! Per accendere e spegnere la TV! Guarda Wolf! Su Don Matteo puoi spegnere e accendere la TV! Ci sono anche i pulsantini e volume! Che figata questa grafica! Non ci avevo mai pensato! Chi ha fatto la grafica di sto sito è un genio! Comunque adesso, se trovo l'entrata, vi faccio vedere un posto. Perché forse voi non lo sapete, ma qua si può, c'è un posto che è infilato sottoterra. Lo stai più registrando io. Troll. No, perché una volta l'ha fatto Jacopo mio. Trasmissioni del cazzo. Allora, cosa vuoi vedere questa azione in TV?
quelli che piacciono tanto i pampini, i grandi capolavori, quelli da nerd, quelli che guardi quando in TV non c'è nient'altro, quando anche in Italia si fanno serie TV, trasmissioni del cazzo, cosa vuoi vedere? Forum, che è una trasmissione del cazzo. Vediamo, no, dei money drop. Giocare a dei money drop o alla roulette russa è la stessa cosa. Grande saggio su dei money drop. Griscotti, ricordate che il milione è già vostro, di vostra proprietà. Possiamo allora intascarci e andare? No. Che domande fare? Si potrebbe spostare, non riesco a leggere la domanda. Concorrente che si rivolge all'enorme corpo obeso di Jerry Scotti. Jerry che riflette sul senso della vita, la sua non ce l'ha. Regole del gioco, i concorrenti, vabbè, nel caso dei due cervelli concorrenti si fondesse e c'è l'altro bambino di scorta, da quoziente intellettivo discutibilmente alto cerca di puntare i soldi sulla risposta che gli porta secondo loro più fortuna. Dopodiché, scaduto il tempo per la puntata d'azzardo, cercheranno di spiegare le motivazioni che li ha spinti a mettere tutto quanto su viola alla domanda qual è il miglior amico dell'uomo. Le domande sono 8 perché il numero preferito, ma non era 7 o 3, comunque 8 domande non hanno senso. E se i concorrenti riusciranno a conservare almeno una parte di soldi e riusciranno a sopravvivere alla disidratazione causata dalle battute di Jerry, potranno portarsi a casa i milioni in contanti. Sembra veramente un'impresa riuscire a rispondere correttamente a tutte le 8 domande di Money Drop in solo 7 settimane. Dal momento che puntano principalmente a far domande su studi statistici fatti in centri di statistica mai sentiti nominare. Le domande di demoni drop. Allora, tutte le domande seguono questi particolari criteri: non aver minima parvenza di senso, sparare percentuali a caso, essere collegato a funzionare conosciuti persino a Cristo. Poteva morire. Non essere flessibili nemmeno sul concorrente si parte dizionario a casa. Essere collegati a dati statistici fatti in Paraguay in alternativa su Plutone. Tirar fuori nomi di gente che non è mai esistita nel mondo dei mondi alieni paralleli. Possedere i precedenti requisiti almeno una 70 di volte. Che cos'è questa? A, pazzia, B, Sparta, c'è un'occasione per cenare all'inferno, D, non lo so, LOL. Ma questo concorrente invece ha appena perso, notare che non ha assolutamente turbato da ciò, c'è una faccia che c'è una faccia che esplode. Ma quello lì è quello lì di questa è questa è Sparta, sì. Tise, Sparta. Perché c'è Jerry che è un pochino vabbè, ma perché quella gente non muore? Allora dov'è che volevo andare? Aspetta, cosa l'ha fatto? Abbiamo trovato una pagina geniale, mi era venuta proprio in mente prima. Diventitalisti. Volevo cercare il numero 7 per vedere cosa. Così, per vedere cosa è Windows 7, Europa 7, 7 maggio, 7 gennaio, 7 marzo, 7 settembre, aprile, dicembre, agosto, novembre, giugno, luglio, febbraio, 7 psicopatici. 7! 7 tette, sono brutto e pervertito, smetti di masturbarti davanti a internet e lo dico alla mamma. Alla tua. Ma cosa? Tua madre! Ma cosa significa? Forse cercavi il numero 7, pagina non esiste. Forse cercavi tette. Beh, sì. Lo dico alla mamma, alla tua mamma. Leggiamo un po' cosa ne pensa l'enciclopedia. Ancora. Tua madre è così grassa che ha acquistato un campo gravitazionale privato. Qua ci sono delle immagini particolarissime che spiegano cosa fa tua madre mentre sei a scuola. Non so se si è capito bene, però qua ci sei un po' di gente in questa foto. E sono tutti un po' in costume, non so se mi sono spiegato. Cioè c'è tanta gente con tante mani e tante altre cose. Tua mamma è così grande. Tua mamma non avvisa quando cade a gambe larghe sulla torre di Pisa. Fabri fibra su tua madre. Tua mamma fa parte di quella stretta cerchia di personaggi famosi di cui un umano non servirà per sempre la memoria. Cioè praticamente io ho sparato a uno con una minigun, non gli ha fatto niente, lui tre colpi mi ha ammazzato. Cioè no dai, ma sto gioco qua veramente c'è dentro qualcosa che non va. Ci sono poi le immagini che spiegano com'è che ti educa tua mamma, tratte da alcuni anime giapponesi che praticamente sono molto interessanti, né Wolf? Queste qui sono foto eccezionali. Sto guardando. Tua sorella e tua madre poco prima di leccarsi la vicenda. Anche i Pokémon ci fanno un pensierino.
Chivandil sembra interessarsi molto alla mamma. Tua madre soffre di infomania. Voluta bene a tutti, farà sarta a Roma, sarta nel cazzo. Super Lampioni, così pregiata che sulla guida Michelin ha più stelle della bandiera americana. Una persona molto aperta. Amici senza sellino, fare spaccati sui campi di pannocchie, fare pompini col culo. Così grassa che se si sveglia il soprassalto casca entrambe le parti del letto. Poi tua sorella e tua madre, che non si capisce esattamente quale ne due, la sorella e la madre, cioè. Hai visto com'è che si educano i bambini, Wolf? Questo qui è tratto da un anime giapponese. Così stupida che ti ha riconosciuto. Così stupida che non si fa pagare i diritti d'immagine di comici toscani. Così stupida che è rimasta chiusa in bagno e si è pesciata addosso. Così stupida che davanti alla porta del bar si calca sempre addosso perché c'è scritto spingere. Così stupida che si è fatta investire da un'auto parcheggiata. Così stupida che una volta ha tentato di suicidarsi e buttarlo sempre a terra. Così stupida che l'onore del suo cervello prende la pensione in validità. Così brutta che quando arriva l'incrocio in macchina il semaforo diventa subito verde per farlo andare via. Così brutta da aumentare l'autostima in platinette. Così brutta che se tira un boomerang non le torna più indietro. Così brutta che quando va in banca spengono le telecamere di sorveglianza. Così brutta che quando guarda la sua propria TV gli attori si mettono a piangere al posto suo. Così brutta che il Parlamento ufficialmente è sposato Halloween al giorno del suo compleanno. Così grassa che è collassata su se stessa creando un buco nero. Così grassa che se fosse un camion porterebbe il cartello per veicoli incombranti. Così grassa che in macchina non le servono gli airbag. Così grassa che la sua cintura equivale alla circonferenza dell'equatore. Così grassa che se si veste di nero fa buco. Così grassa che la porta carta d'identità l'ha fatta dall'elicottero. Così grassa che quando gli treccia si sente sulla sirena. Così grassa che ha il suo codice di avviamento postale. Così grassa che quando sta prendendo sole su una spiaggia con i gimbris vuole riportarlo in mare. Così grassa che quando occupa rami, che occupa entrambi i rami del tuo albero genealogico. Così grassa che l'ha fatto continuare a staccarsi al muro. Così grassa che confina con la Germania in qualunque parte del mondo si è. Così grassa che la sua bilancia si è presa per notazione esponenziale. Così grassa che se inciampa il centro storico atterra in periferia. Così grassa che se passa avanti a TV integrato in telefilm. Ti perdi 5 puntate. Così grassa che quando vai al ristorante legge il menù e dici ok. Così grassa che la NASA progetta di spedirci sopra un astronauta. Così grassa che quando passa non può neanche guardare un'altra parte. Ma questa qua mi sembra presa di tanto, della parodia di 300. Così grassa che l'autobus paga la tassa supplementare per il bagaglio. Così grassa che se si sveglia il soprassalto casca entrambe le parti del letto piangeretta. Così grassa che se si immergesse nell'oceano sarebbe possibile navigare a Svizzera. Ma così sporca che l'ultima volta che ha alzato il braccio sono morte 25 persone. Così vecchia che quando nacque mal morto era ancora in perfetta salute. Ma che cazzo. Avevo trovato qualcos'altro che volevo leggere ma mi è scappato di mano. Ah sì, la foto si chiama Gumbag con i neri. È pure razzista adesso, l'enciclopedia. È usato soltanto per tua madre, strano. In categoria immagini di sesso. Ma chi ha fatto ste... Poi tra l'altro sono tutte donne. Ma non è possibile. Vediamo tua sorella, aspetta. Qua ci dovrebbe essere, ecco, tua sorella. Tua sorella mentre leggi questo articolo. È lì che è un po' fattona. Tua sorella è un'ottima padrona di casa, eccola mentre si veste davanti a un gruppo di pervertiti. Ma cosa? Tua sorella è molto orgogliosa della sua igiene personale, ma cosa vuol dire? Non dimmi cosa vuol dire! Che tra l'altro c'è il culo incollato! Non è possibile! Tua sorella è posseduta da Satana!
Questo qua è un fotomontaggio proprio. Ci aveva di seno. Mi hanno tanto col Photoshop ci hanno messo i capezzoli sbagliati. Tua sorella si diverte con la cugina mentre tua madre scatta la foto. Tua sorella mentre fa colazione. Ma non è. Sorella minore. Ma... Allora, leggiamo le cose riguardanti a tua sorella. No, ma io. Cioè. È un insieme di cose. Il suo culo è ampiamente esplorato da centinaia di sonde. L'amore di tua sorella è immenso, ti sei mai chiesto il perché. Il culo di tua sorella è come un uomo, sobrio in modo sbattuto. Tua sorella è come l'erba, si manti si smonta molto facilmente. Come la lavatrice da meglio 90 gradi. Il suo clitoride è come il tappo di una birra, non è blu, è masticato. Ha preso più schizzi in uno scoglio. 10 motivi per farsi tua sorella. E tua sorella è stata una pornostar. Ma poi ne sono 10. Farmi tuo madre è ormai diventato monotono. È stata una pornostar. È una linfomane, chiede meno di tua madre. Tipiche frasi su tua sorella. Me la fai conoscere? Se avessi una sorella come la tua me la Basta, io mi rifiuto. Chi va con la zoccola impara a zoccolare. Salutami tua sorella. Addio tua sorella che mi deve 5 euro di resto. Tua sorella come la doccia, tutti se la fa. Ma basta, tua cugina. Numero di volte che qualcuno si è fatto tua cugina. Qua c'è un timer che... Ah, sì, che... Che qui no, è, ecco. Io, ragazzi, direi... Aspetta, voglio vedere in cosa ho usato il counter. Il contatore è usato in ogni pagina di un'enciclopedia. Su pubblicità. Ma è stato usato dappertutto. Su Il Grande. Su è stata usata su Apollo, Vic, Dr. Dre, sul Dragon numero, Ball, Eminem, sul numero di volte in cui è collegato Battlefield e soprattutto come immagine e profilo di moltissimi utenti in enciclopedia. Ma perché One Piece? Basta, chiudiamo qua perché io mi rifiuto di leggere ulteriormente riguardante le vostre madri, quindi chiudiamo qua e basta. Sicuramente avremo un casino di dislike per tua madre e proporrei di chiudere qui il Wolf. Sì, quindi vabbè ragazzi, avete visto un po' com'è che sono le mappe di Second Assault, quindi bella a tutti da Wolf e da tua madre. Lasciate un like, commentate e iscrivetevi.